Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qua su Canale di Battle for Games. Io sono Carlo e oggi siamo qua su Battlefield 4 e finalmente ragazzi, dico finalmente perché adesso abbiamo un gioco in mano, ovvero un gioco completo in mano, perché prima come ben sapete non lo era, mancava una cosa fondamentale che era il netcode. Finalmente ragazzi è uscita una patch da qualche giorno, credo 1 o 2 giorni, di 200 e non so quanti mega, dove hanno patchato e migliorato finalmente, definitivamente, il netcode di Battlefield 4. Dico finalmente perché non vedevo l'ora, ci ha messo ben circa 8 mesi, mi sbaglio più o meno, 8 mesi da quando è uscito il gioco. Dopo 8 mesi siamo riusciti ad avere il gioco come doveva essere 8 mesi fa, quando è uscito in teoria, però vabbè ragazzi, questo non è colpa degli sviluppatori alla fine, perché comunque un gioco come Battlefield 4... Sì, magari potevano ritardare l'uscita di qualche mese, però vabbè, diciamo, non diamo totalmente la colpa agli sviluppatori. Comunque sì, ragazzi, finalmente siamo qui e adesso il netcode funziona veramente come deve funzionare. Quando sei dietro a un muro non ti uccidono più, cioè finalmente il muro funge da riparo e non è trasparente, per capirci. Quando stai correndo e che ti stanno sparando delle miriadi di colpi addosso e ti corri dietro un riparo, riesci il 98% delle volte a pararti il culo e ripararti e non ti uccidono. Quindi ragazzi, questi qui sono solo due esempi dei tanti che vi posso fare, però per poter capire ragazzi, provateci, provate a fare anche solo queste due cose che vi ho detto e vedrete che il netcode adesso funziona veramente come deve funzionare. Tra l'altro hanno aggiunto un'impostazione nelle impostazioni di Battlefield, proprio facendo esc opzioni, oppure dalle console start opzioni dovrebbe essere, credo, o per la Play 4 option opzioni, vabbè, avete capito comunque, dove potete regolare la velocità del ticket da automatico, basso, medio o alto, ovvero 10, 20, 30 Hz di aggiornamento che ha il server, sì, il gioco col server. Inizialmente era 10, se lo impostate su alto va a 30 ed è una cosa veramente fenomenale. Questa qui aiuta molto, mi raccomando, se avete una buona connessione, cioè dicono che basti solo 1 megabit per secondo in download per metterlo ad alto, quindi credo che tutto il mondo, a meno che voi non abitiate in Afghruzbekistan, per farvi capire, anche se anche lì credo che abbiano almeno 1 megabit in download, se non di più, magari hanno la 200.000 mega, però vabbè. Per farvi capire, se avete 1 megabit in download, voi potete mettere le impostazioni su alto, quindi mi raccomando, andatelo a fare subito, così avrete l'esperienza di gioco al massimo proprio. Poi ragazzi, io volevo fare questo video perché, a parte per parlare un attimino del netcode, che era una cosa veloce veloce, volevo spiegarvi un attimo. Mi ha chiesto uno di voi: Carlo, fai un tutorial su come... qualche tutorial su Battlefield 4. Allora io volevo iniziare facendo un tutorial su come cercare mo di morire il meno possibile, dandovi qualche, diciamo, trucchetto del mestiere da uno che gioca più o meno da 2 anni a Battlefield. Quindi, allora, iniziamo. Come si potrebbe fare per non morire? Avete un gameplay di Battlefield in sottofondo, dove io ho cercato sempre di utilizzare quello che vi sto per dire. Di fare e quello che sto per dire, volevo dire. Allora, io pensavo di partire da come utilizzare i ripari, dato che eravamo anche in fase netcode, stavamo parlando anche del netcode, utilizziamo i ripari. Come utilizzare i ripari? Quando vedete una specie di, diciamo, una porta, un'uscita, al posto che suicidarvi come farebbero molti, cioè uscire tranquillamente dalla porta, ci sono due cose da fare. Prima di fare qualsiasi cosa è guardare la minimappa, in modo tale da vedere che se c'è un nemico a destra, a sinistra o davanti, avere già pronto l'idea di dove si possa o si debba sparare. Seconda cosa, ragazzi, quando vedete un riparo cercate sempre di fermarvi, accovacciarvi, se proprio volete, e di guardare, fermarvi nell'angolo dell'uscita e guardare la sua diagonale opposta. Adesso non so se mi sono spiegato bene, magari vi metto un'immagine in sottofondo per farvi capire meglio. E questa è una cosa che aiuta molto, perché voi
vedete la vostra diagonale se c'è della gente e magari c'è un vostro amico che guarda quell'altra diagonale, tipo voi siete a sinistra e guardate la vostra diagonale, quindi guardate l'angolo opposto che è l'angolo di destra. Se avete un altro vostro amico, un vostro compagno di squadra che è a destra, lui guarda l'angolo opposto a sinistra, per farvi capire. Quindi coprite perfettamente l'uscita e uccidete i nemici che arrivano da entrambe le parti. Un'altra cosa da fare, secondo me, per quando siete in quei casi lì, soprattutto se siete in situazioni che quando guardate la minimap, prima di arrivare, diciamo, all'ostacolo o all'uscita, vedete un nemico, voi arrivate nel vostro bel angolino, dovreste iniziare per cercare di ucciderlo quasi al 100%. Iniziate a fare destra e sinistra, cercando di uscire e rientrare nel riparo molto velocemente, in modo che il nemico vi veda per un attimo, oppure addirittura non vi vede neanche, ma voi vedete lui e capite bene la posizione che ha. In modo tale che voi, quando ritornate dentro, quando volete, voi uscite dal riparo e lo uccidete. Perché il bello di fare questo è che quando voi rientrate dal riparo, lui non saprà mai se tornerete fuori da quel riparo oppure quando riuscirete da quel riparo. Quindi voi potete fare tranquillamente quello che volete e ucciderlo senza nessun problema. Questo qui a me ha aiutato veramente tantissimo. Poi ovviamente ragazzi, cioè, non è che io posso fare miracoli. Ovviamente quello che conta secondo me, diciamo, quello che aiuta veramente più di tutti è avere la skill e avere esperienza nel gioco. Cioè, se voi avete appena iniziato a Battlefield, è normale che morirete, perché comunque non avete esperienza. Cioè, l'esperienza significa saper giocare di squadra, sapere, diciamo, conoscere quasi a memoria, comunque a memoria la mappa e sapere bene da dove arrivano i nemici e appunto da dove arrivano i nemici, perché non è detto che i nemici arrivino per forza dal loro spawn, che è Russia o USA o Cina o quello che cavolo che è. I nemici possono arrivare anche da un obiettivo loro, per farvi capire. Ad esempio, se voi avete C, in questo caso che è in mezzo alla mappa, su Operation Locker, come vedete in questo video, e i vostri amici hanno A che è vicino, i vostri nemici hanno A che è vicino alla vostra base, i nemici possono arrivare anche dall'obiettivo A, quindi vi possono arrivare tranquillamente anche da dietro e incularvi, come va detto proprio secco. Anche saper giocare di squadra, ragazzi, credo che sia la cosa fondamentale, aiuta molto, però su questo non vi posso fare un cioè, volendo potrei anche farvi un tutorial, però la cosa che aiuta di più è l'esperienza e capire come funziona bene Battlefield e come funziona il gioco, perché senza quello non riuscireste a fare niente. Un'altra cosa, ragazzi, che vi può sicuramente aiutare, oltre alla skill, è l'utilizzo di armi, delle armi giuste, cioè in un close range. Quindi, ragazzi, per oggi è tutto. Io magari vi farò un secondo tutorial dove vi spiegherò altre cose, non so ancora ben cosa, magari altri tutorial su come migliorare in Battlefield 4. Quindi io spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso vi invito a lasciare un bel like, commentatemi questo video scrivendomi cosa ne pensate di questo tipo di video e se vi possono essere utili, e soprattutto scrivetemi anche se vi è piaciuto questo video. Vi invito ad iscrivervi al canale, così ci supporterete al 100%, ovviamente fatelo se vi piacciono i video, ma anche non. Mi raccomando, iscrivetevi anche se non vi piacciono i video, no scherzo, vabbè, fatelo ovviamente se volete. Con questo io ragazzi, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao!